Come riscaldare la voce? Riscaldare la voce quando devi comunicare in pubblico, quando devi affrontare un gruppo di persone o devi fare banalmente una riunione insieme ai tuoi collaboratori, spesso la voce non è così calda come vorremmo oppure non riusciamo ad esprimere il massimo attraverso le nostre corde vocali. Quali sono gli esercizi che possiamo fare per riscaldare la nostra voce? Per rispondere a questa domanda ho chiesto supporto a Giuseppe Orzì, che è un allenatore vocale, che mi ha dato alcune indicazioni per poter riscaldare la nostra voce. Bene. È una cosa molto semplice. Intanto ci deve guidare il pensiero che questo riscaldamento è necessario, così come uno sportivo che scende in campo, un oratore, può essere considerato equivalente a uno sportivo. Quindi la prestazione vocale è di un certo tipo e la voce ha bisogno di essere riscaldata. Detto questo, ci sono delle modalità molto veloci per farlo ed alcune un pochettino più accurate e profonde. Partiamo da quella più veloce, che è quella del canticchiare a bocca chiusa in maniera sommessa una canzoncina per qualche minuto. Ad esempio, ecco, qualcosa che sia semplice, che sia appunto nelle proprie corde, che non presenti nessun tipo di sforzo, per 5 minuti, e questo è un ottimo riscaldamento. Altrimenti si può fare qualcosa di più specifico, quindi a seconda delle esigenze, e si può fare un glissato fra due note, una più grave e una più acuta, procedendo leggermente, delicatamente ed elasticamente dalla nota più grave alla nota più acuta, a bocca chiusa, come nel primo esempio, e in maniera sommessa e delicata. E man mano si può cercare di espandere verso l'alto e verso il basso, quindi tenendo conto chiaramente della estensione tipica di ciascuno, perché ciascuno ha una sua estensione. Quindi basta coprire con questo suono a bocca chiusa un po' tutta la gamma con delicatezza e senza forzare per qualche minuto, 3-4 minuti, e la voce sarà abbastanza calda. Poi ci sono anche altri esercizi, però ecco, spiegarvi così in pochi minuti e argomentare è un po' complesso. Questo però come punto di partenza credo sia ottimo. E poi ho chiesto anche a Giuseppe cosa bisogna fare nel caso ci trovassimo in quel periodo dei malanni, classici malanni di stagione, dove abbiamo un po' di raffreddore o ad esempio come nel mio caso la tosse. Questo ha a che fare con l'idratazione delle mucose. La gola è rivestita da mucose, quindi queste mucose devono essere sempre perfettamente idratate, e spesso e volentieri, vuoi per un raffreddore o per un'infiammazione, vuoi perché magari usiamo molto la voce, queste mucose tendono a seccarsi, a perdere liquidi. Quindi per ripristinare questa idratazione basta prendere una tovaglietta di cotone bianca e perfettamente pulita e inzupparla in acqua che abbiamo fatto bollire, perfettamente disinfettata, lasciarla per qualche istante lì, poi strizzarla delicatamente in modo che non goccioli e metterla per qualche istante in questo modo dinanzi al naso, avendo cura di lasciare un pochino di spazio perché l'aria entri, e inalare dal naso per 5 minuti, 5, se sono 10 è meglio. Questo farà entrare delle particelle d'acqua rese molto piccole e ripristinerà l'idratazione delle mucose. Straordinario, gli effetti sono veramente miracolosi. Senti Giuseppe, ma se volessi mandare a fancuffio qualcuno, tu dici che devo riscaldare la voce comunque o il messaggio arriva lo stesso? No, secondo me arriva. Arriva comunque, anzi arriva dal profondo, perché in qualche modo riscaldare è preparare anche la mente, quindi invece in quella maniera esce come una bella freccia scoccata quando serve.